Benvenuti a tutti su Home Writing. Oggi è piacere di intervistare Jessica Imhoff. Lei è un'autrice che ha scritto un romanzo fantasy e una novella fantasy, prima di arrivare poi al più recente Axel, se non erro, giusto? Correggimi se sbaglio qualcosa. Esatto, esattamente. Ascolta, io prima di andare nel dettaglio, ti chiederei di parlarmi di te, della tua passione per la scrittura e come poi sei arrivata a concepire i tuoi scritti, e in particolare Axel. Allora, diciamo che io di base sono un ingegnere gestionale, quindi con la scrittura ho un po' poco a che fare, però ho sempre avuto questa passione per le parole che ho sviluppato nella tarda adolescenza. E man mano ho iniziato con scrivere le più classiche fanfiction finché non ho deciso di voler creare qualcosa di mio. Ho avuto il classico romanzo nel cassetto, il primo Epic Fantasy per diversi anni, e sono poi esordita con lo stesso romanzo nel 2019. Ho capito che cioè, la scrittura è quello che in sé voglio realmente fare ed è quella cosa che mi dà felicità e un sacco di emozioni e quindi. Dopo aver scritto Il cristallo della luna, ho scritto Axel. Nel frattempo, però, come sappiamo, i tempi di scrittura e soprattutto di pubblicazione sono un po' lunghi. Sono usciti anche la novella che dicevi prima, che è un prequel del cristallo della luna, che si intitola Il guerriero di ghiaccio. È una novella fantasy romance. E poi ho pubblicato anche due racconti, un racconto breve e un racconto lungo, in ebook. E nel frattempo, poi, Ah, finalmente eccolo. eccolo qua, a novembre è uscito Axel. E Axel è un romanzo storico, perciò diciamo che dopo aver scritto il grande fantasy, volevo scrivere una storia d'amore, un romanzo d'amore se vogliamo, però non ero ancora, tra virgolette, pronta per un romanzo contemporaneo, il classico romanzo rosa. Volevo che fosse qualcosa un po' più particolare e mi ispirava molto il romanzo storico, perciò già avere un miscuglio di genere, creare un romance storico dove potesse esserci un pacco d'avventura. Così che alla fine ho ottenuto Axel, che è un romanzo storico che contiene una storia d'amore e d'amicizia ed è infarcito di avventura. Ok, quindi non ci sono elementi fantasy in Axel? No, in Axel no, è un romanzo, è più che altro un romanzo storico. Può ricordare una storia mitologica o una leggenda, perché comunque è ambientato nell'antico Nord Europa e quindi ha questa nuance, questa similitudine al classico romanzo fantasy, però non c'è nessun tipo di magia o di creatura. Ok, ascolta, quindi tu da cosa hai tratto spunto per Axel? Ma guarda, come ti ho detto, volevo scrivere questa storia e ho deciso di ambientarla lì. Ho deciso di rendermi, tra virgolette, la vita facile con l'ambientazione, perché invece di andare a impegolarmi, complicarmi la vita facendo un'ambientazione precisa, in un periodo preciso, ho deciso di lasciarmi una libertà, anche perché. Soprattutto all'inizio quello che mi faceva molto fare era il world building e perciò Axel è ambientato in un luogo immaginario che il lettore capisce che è l'antico Nord Europa e il Nord Europa del quale sono sempre stata molto affascinata dalla Scandinavia, dalla mitologia norrena e così via e quindi questi sono tutti elementi che mi hanno poi aiutato a creare il mio mondo, la mia ambientazione e di conseguenza il mio romanzo, perché diciamo che Axel si basa su questa storia d'amore ambientata appunto nell'antico Nord e quindi viene anche influenzata la stessa storia dai problemi del tempo. Axel è un giovane contadino, ha
vive una vita tranquilla da villaggio, lavora nella fattoria di famiglia a pochi chilometri fuori dal piccolo villaggio dove abita e passa le sue giornate tra lavoro, caccia, gli amici, e è un punto cruciale della sua esistenza dove deve decidere cosa vuole fare. E capisce che quello che vuole fare è costruire una casa all'interno della proprietà della fattoria e chiedere a Cara Lee, la sua più vecchia amica, di sposarlo perché è innamorato di lei da sempre. Solamente che, come detto, i problemi del suo tempo si intromettono e lui dovrà partire per, diciamo, combattere un pericolo imminente e riuscire a salvare il suo futuro e anche se stesso. Ok, mm-hmm. Ok, e ascolta, cosa ti è piaciuto di più della stesura di Axel e quali sono stati gli intoppi principali invece? Sicuramente quello che mi è piaciuto di più è quello che Axel ispira. Soprattutto anche i lettori vedo che piace molto questa storia di amicizia e d'amore e tutta la parte legata alla famiglia di Axel e a quei valori che il personaggio stesso ha di coraggio, onore e come è legato alla sua famiglia. E quelle sono tutte cose che ho riportato nel romanzo che sono passate veramente molto bene al lettore, quindi sicuramente è una cosa che mi è piaciuto molto come sono riuscita a fare e il prodotto finale. Una difficoltà che ho avuto nella scrittura del romanzo, c'è una grande battaglia nel romanzo ed è stato proprio, sono arrivata a quel punto lì che dovevo scrivere quello che succedeva, cioè proprio se ti immagini città sotto assedio e adesso come faccio così mi sono arrivato a un certo punto che mi sono un po' rischiavo di bloccarmi e prima di rischiare di bloccarmi ho saltato a piedi pari diciamo dalla metà della battaglia in avanti perché mi stavo frenando, non riuscivo bene ad andare avanti, allora ho lasciato perdere. Sono andata in avanti in un punto dove sapevo dove riprendere la storia e l'ho conclusa. Una volta finito, sono ritornata indietro e ho scritto quel pezzo e mi hanno detto i lettori che prende un sacco e quindi è stata sicuramente una decisione giusta. Una buona mossa, sì. Come l'hai affrontata poi? Cioè quando sei tornata indietro per quella parte che lasciavo in sospeso, in che modo l'hai gestita poi? Avevo le idee più in chiaro e ho avuto più tempo per immaginarmi come volevo che la storia si svolgesse e soprattutto essendo che è in scritto in terza persona ma seguendo le vicende di Axel, seguendo lui stesso, dovevo capire quale percorso il mio personaggio doveva fare durante la battaglia e cosa gli succedeva e quindi è stato quello che passare oltre mi ha dato più tempo per capire come volevo scriverla e mi ha evitato il blocco perché mm-hmm. Se poi dopo mi impuntavo lì ero tra virgolette abbastanza preoccupata che arrivasse proprio il classico blocco dello scrittore che non riesce più a scrivere una mazza, allora timore di scrivere quella sezione poi si è bloccata anche esatto. Ok, ascolta, una cosa che voglio chiederti è in che modo il fantasy con cui sei nata, diciamo, come scrittrice, no? Quanto ho capito ha influenzato poi quest'opera in cui non ci sono riferimenti fantasy. Che ruolo ha avuto il fantasy per te in passato e anche in questa produzione, magari, sulla base di ciò che è stato? Allora, diciamo che il fantasy, come hai detto te, essendo cresciuta a pane Harry Potter, è il genere del mio cuore, mettiamola così. E in questa ha sicuramente degli influssi
Se parliamo soprattutto del world building, dell'ambientazione, che è un'ambientazione che può starci benissimo anche in un romanzo puramente fantasy, e sicuramente anche le ricerche che ho fatto per il primo romanzo fantasy hanno aiutato con questo, perché sai, tutto l'andare a cavallo, le battaglie, la spada, come tirare con l'arco, sono tutte le cose che avevo già visto nel romanzo fantasy, e che mi ha aiutato sicuramente poi a scrivere questa. Sono dei libri diversi, ma se vuoi anche un po' simili da come sono stati scritti, con un protagonista maschile e una storia che percorre i loro passi. Sicuramente poi il fantasy non mi ha abbandonato, perché oltre al fatto che ho scritto poi dopo una novella, mentre stava uscendo Axel, mentre stavano quando ho scritto la novella, stavo editando Axel comunque, e quella era una storia che bisognava scrivere. Però io sto tuttora continuando a scrivere fantasy, più che altro ho cambiato un po' il genere, il tipo di fantasy, perché mi piace spaziare, diciamo che sono entrata in una in un binomio di genere, cioè c'è il genere romance e il genere fantasy. Per esempio, l'anno scorso ho scritto un urban fantasy e un romance. Adesso sto lavorando su un urban fantasy, un altro urban fantasy, e poi la prossima storia che scriverò sarà un altro romance contemporaneo. Perciò mi sono, tra virgolette, assestata su questi due generi qua. Diciamo che non sono ancora pronta per essere una scrittrice monogenere, non voglio mollare nessuno dei due, non voglio mollare il fantasy, non voglio rimanere solo sul romance, anche se ho sperimentato tanto col romance. Ho scritto il mio primo ciclin l'anno scorso, che adesso è in fase di preparazione di editing. Ho sperimentato la prima persona con una commedia, con il racconto in commedia romantica, e anche con il ciclin. Adesso con il nuovo urban fantasy sono tornata alla terza persona, però diciamo che vorrei, mi vedo in questo ambito, che la mia evoluzione del fantasy si è andata un po' a prendere i due generi, e avere anche, come è stato per esempio per la novella, un miscuglio di generi, che era sì una novella fantasy, ma era anche un romance. Sì, sì, poi alla fine nessun genere esclude l'altro, nel senso esatto, che non è qualcosa di difficile, cioè trovare autori che scrivono di più generi differenti, anzi a volte magari unendoli pure. Ad esempio nel fantasy c'è sempre un po' del romance, ovviamente c'è sempre la love story all'interno della trama, e viceversa. Io penso che alla fine ci sia sempre un genere di base, però all'interno di questo genere molti altri vanno sempre a confluire all'interno dello stesso. Esatto, sì sì. Quindi tu sta nella gestione, poi fondamentalmente in ciò che piace, e ci sta anche che uno sperimenti diverse cose per poi capire verso quale direzione andare, no? Sì, esattamente. Poi dopo magari fra 5 anni diventerà un altro genere, ma per adesso ho troppe idee. Però comunque ci sarà un percorso, no? Che ci sarà comunque un percorso da seguire, insomma, se comunque formazione, alla fine quando si scrive, al di là di tutto quello che possa rappresentare magari per se stessi, c'è comunque un percorso di formazione e di crescita personale anche, soprattutto. Tu, a tal proposito, come reputi il tuo vissuto artistico? Cioè, ci sono cose che non rifaresti, oppure sei comunque fiera di tutto? Cosa cambieresti eventualmente? Perché episodi particolari che ti hanno segnato? Cioè, come hai vissuto il cambiamento nel corso degli anni? No, diciamo che sto provando a fare un percorso di crescita, partendo dalla piccola casa editrice, sperando di arrivare poi con i prossimi romanzi a delle CIE sempre più grandi, per poi, diciamo, accasarmi. Una volta che si è trovata quella casa editrice che ti è arrivato, ci sono queste possibilità di, per una serie di romanzi, accasarsi. Diciamo che
il sogno sarebbe quello, ovviamente, come per tutti noi, di vivere di questo, o anche solo in parte. E ormai ci vuole un sacco di pazienza, e penso che tutti gli step che ho fatto, meno male, spero che mi portino poi all'obiettivo finale, visto che adesso sono ancora in strada, diciamo, nel percorso, nel vivo del percorso. Non posso ancora dirti avrei fatto questo o non avrei fatto questo, perché sto ancora aspettando che le cose che ho fatto diano i propri frutti. E quindi per adesso sono ancora convinta del percorso che ho intrapreso, e vedremo poi se porterà la consapevolezza magari futura, no? Esatto. Ok, ascolta, per quanto riguarda lo stile invece che adotti nel romanzo, lì hai preso dei riferimenti, spunti, c'è qualche opera che ti ha segnato di più, magari anche, non so, in fase adolescenziale? Ma guarda, come detto, a me piace scrivere in terza persona, e forse essendo proprio cresciuta con Harry Potter, che è quello che ho letto di più e che lo so praticamente a memoria, che è scritto in terza persona, forse quello mi ha segnato di più. Poi ti dico, non disegno neanche la prima persona, ho appena scritto un libro in prima persona, adesso sono ritornata alla terza perché stilisticamente quella che mi piace di più, perché mi permette di variare di più con la narrazione e spaziare anche di più. Però credo che siano comunque tante cose assieme, e l'esperienza che fa, cioè anche per esempio come ho scritto Axel è diverso da come scrivo i libri adesso, anche tutto, non solo per la fase di scrittura, ma anche tutta la preparazione che c'è dietro. Cioè Axel, ho cominciato a scriverlo così, non sapendo come andasse a finire, due appunti così a caso. Se invece adesso guardi i miei libri, uso un programma di scrittura dove ho tutti gli appunti, e prima di iniziare a scrivere ho già tutte le schede personaggi, dei luoghi, le ricerche, tutto fatto. Perciò diciamo che il mio essere ingegnere gestionale si è intromesso un po' nell'organizzazione per scrittura, e questo mi ha dato anche modo di, tra virgolette, evolvere, nella speranza anche di ottimizzarmi quei tempi, per esempio. Infatti l'anno scorso ha funzionato, perché in un anno ho scritto due romanzi, cosa che prima non... Cioè, per scrivere Axel ci ho messo due anni e mezzo, perché lo prendo, lo voglio. Per scrivere Il cristallo della luna, ancora peggio. Diciamo, quello che ha dato, che dopo da tanto in là, è proprio lavorarci man mano. E adesso, appunto, ho sviluppato un mio metodo che mi aiuta sia nella preparazione, ma anche nella scrittura. E lo vedo anche anche io stessa ho visto che nel romanzo dopo Axel, facendo già avendo già più esperienza, anche la mia scrittura è cresciuta di livello, perché certo. Nel frattempo ho lavorato anche con degli editor per le varie uscite, e quindi loro mi hanno... Quindi hai appreso un po' tutti gli insegnamenti. Sì. Mm-hmm. Ho capito. Ascolta, a proposito di tempi, no? Prima parlavi di tempi, gestione del tempo. Tu come hai gestito appunto il tempo? Cioè, come sei riuscita a controllare la scrittura e a trovare un punto di incontro tra scrittura e vita privata, lavoro? Allora, diciamo che su quello faccio un po' schifo, anche per questo che cerco di stimolarmi con l'organizzazione e così via. Infatti adesso utilizzo questo programma per la scrittura, dove ti puoi mettere i vari obiettivi di parole e così via, che ovviamente man mano devo spostare, perché non ci sto dentro. Soprattutto in questo periodo ho un sacco da fare, quindi sto scrivendo purtroppo molto meno di quello che vorrei, veramente poco. Però diciamo che ci provo quando ho quel momento libero, mi metto dietro, scrivo, però
cerco di programmarmi, ma purtroppo non è sempre possibile tra casa, lavoro, il cane, il marito e così via. E la voglia, anche perché tante volte magari sei lì, ah, dovrei scrivere, ma c'è il divano, c'è il libro, c'è la tele. Capita tantissimo. Esatto, sì. E poi dopo magari così per diverse settimane, poi magari inizi a scrivere e scrivi la morte, cioè veramente butti giù 5.000 parole a sessione. E sì, dipende un po' anche dal romanzo, cioè neanche io tante volte non mi capacito, perché tipo anche il romanzo che ho iniziato a scrivere adesso, ho scritto un capitolo, è una storia che mi ha preso tantissimo, che reputo veramente interessante, che ho voglia di scrivere, però magari adesso no, non ho tempo, e aspetta, no, però devo fare quest'altro, e cavolo, sono sul divano, dovrei prendere il computer, ma sì, lo faccio domani. Io sono un po' così, anche per quello che cerco di organizzarmi, però diciamo che comunque ho margine perché adesso sono quasi pronti 2 libri, la pubblicazione con le case editrici va lunga, perciò so i tempi che ho, comunque almeno l'idea è di scrivere almeno un libro ogni 6 mesi, se poi ce la farò non lo so. Scoprirai questo col tempo. Esatto. Ci risentiamo a giugno. Ascolta, l'hai finito e vediamo che punto sei. Esatto. Ascolta, volevo chiederti, no? Tu hai, ti dai anche del tempo per leggere, immagino, essendo scrittrice, no? E vorrei chiederti, leggi prettamente fantasy essendo il tuo genere preferito, o anche altro? Ad esempio, ecco, il romance, ora che stai sperimentando di più il romance, o vari? No, guarda, io sono una lettrice onnivora e anche per questo forse mi piace scrivere su più generi, cioè mi piacerebbe anche tantissimo per esempio scrivere un giallo, che magari non abbia il maggiordomo come colpevole, non so se ne sono in grado, però ti dico, sono veramente nella mia libreria trovi tanti fantasy, ma trovi di tutto, dal giallo al classico, al romance, al thriller. Veramente c'è adesso, per esempio, sto andando forte sui classici e sto facendo un gruppo di lettura per un fantasy, e ho appena finito di leggere Ragione e Sentimento di Jane Austen e ho cominciato Cime Tempestose di Charlotte Bronte, e dopo lì una TBR infinita, perciò devo fare tanta roba, però di gestirsi al meglio anche qui. Sicuramente ultimamente ho letto diversi romance, e anche per quello che mi è venuto il pallino di provare a scrivere un ciclit, e mi sono detta, ma sì, ambientiamo Milano, mondo della moda, siamo. E quindi, essendo che ci ho lavorato anche nel mondo della moda, volevo anche utilizzare le conoscenze che avevo acquisito prima di perderle nei meandri della memoria, quindi è venuto a fare qualcosa di veramente carino. Vabbè, si sperimenta, insomma, dai, esatto, è fondamentale, sì, per la crescita, tornando, rifacendoci a quello che dicevamo prima. E ascolto, io prima di concludere ti chiederei, qual è il messaggio che vuoi comunicare con Anxel e magari in generale con i tuoi testi, con la tua produzione? Ma guarda, io in sé un messaggio vero e proprio non ce l'ho, quello che io voglio sempre con i miei testi è far emozionare, perciò che sia uno sclero perché il personaggio non deve fare così, che sia emozioni d'amore, tristezza, un'emozione, e far passare un buon momento di intrattenimento, e con questo sono felice, senza far stargli a far passare messaggi subliminali che no. dovrei scrivere i più impegnati, ma no.
non sono il mio genere, magari. Comunque è bello, cioè mettere tanto di se stessi tra le pagine, appunto di voler emozionare, nient'altro, senza avere mai la presunzione quasi a volte di impartire una lezione o altro. Ci sta, va bene, sono punti di vista, insomma. Infatti è una domanda che faccio spesso questa, perché mi piace ascoltare un po' le risposte di tutti, no? Ascolta, io arriverei ai saluti. Prima di questo vorrei chiederti se puoi dare dei contatti dove le persone possono cercarti, magari per farti domande, oppure dove trovare le tue opere. Assolutamente. Allora, c'è il mio sito internet, che è www.jessicaimoff.com. Su lì ci sono tutte le informazioni sui miei libri e anche sulle recensioni che faccio, perché con Instagram... Allora, mi trovate su tutti i social, ma su Instagram spazio tra i miei libri e i libri degli altri, perciò faccio anche da bookstagrammer e faccio recensioni, consiglio libri, perciò mi trovate veramente ovunque. E potete scrivermi sia sui social che per email, trovate tutto sul sito o in giro nei vari Instagram e co. Tutto perfetto, Jessica. Io ti ringrazio per la chiacchierata. Grazie mille a te. Ti auguro tante altre pubblicazioni. Insomma, e nulla. Poi ci aggiorneremo sicuramente. Certo, dito incrociate i prossimi testi. Okay. Assolutamente. Grazie mille. Allora. Ciao a tutti. Grazie mille. Ciao, grazie.